Puntata numero 253, benvenuti a questo nuovo appuntamento con tutto bene TV. In questa occasione parleremo del diabete, una patologia purtroppo in crescita e lo faremo insieme alla nostra ospite, la dottoressa Giuseppina Chierici, specialista in endocrinologia, diabetologia e malattie del ricambio. Benvenuta. Grazie, grazie a voi di ospitarmi. Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, dottoressa, che cos'è il diabete e qual è la differenza tra il diabete di tipo 1 e di tipo 2? Sì, eh, il diabete diciamo, è una patologia che almeno per sentito dire tutti quantomeno conoscono ed è caratterizzata fondamentalmente da un aumento dei valori della glicemia aumento dei valori che è legato a una diminuita produzione dell'insulina da parte del nostro organismo, in particolare del pancreas, oppure a una sua alterata eh, funzione, alterato utilizzo, o comunque addirittura da eh, una combinazione di entrambi questi fattori. Il tutto esita appunto in un aumento della glicemia che porta alla diagnosi di diabete. Fondamentalmente esistono molti tipi di diabete, i più diffusi sono due diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2 che insieme costituiscono oltre il 90% dei casi nella popolazione. Mondiale. Il diabete di tipo 1 è quello che una volta si definiva diabete giovanile, sì. ma che oggi vediamo anche insorgere in età più adulta, ed è caratterizzato dall'assoluta carenza di insulina, con un esordio spesso drammatico, e dove bisogna intervenire per tempo perché la persona può sopravvivere ed avere una vita normale solo grazie esclusivamente alla somministrazione di insulina. Il diabete di tipo 2, che costituisce la maggior parte dei casi noti, è invece caratterizzato spesso da un'alterata eh, azione, quindi da una difettosa azione dell'insulina o anche da una carenza della stessa e che però può essere trattato in molti modi, spesso e volentieri eh, con lo stile di vita, quindi attività fisica e alimentazione corretta altre volte o in aggiunta con delle compresse, quindi ipoglicemizzanti orali e anche con l'insulina. Poi ci sono anche dei nuovi farmaci che sono eh, di recente utilizzo in ambito diabetologico e che poi magari se c'è occasione accenneremo. Certo, assolutamente ha parlato di insulina, dottoressa, ma che cos'è e quale il suo ruolo? Sì, l'insulina è un ormone, fa parte della categoria degli ormoni ed è un ormone salvavita, anzi, colgo l'occasione per ricordare che proprio quest'anno ricorre il centenario dalla scoperta dell'insulina, ed è stato una pietra miliare nell'ambito certo. della medicina perché ha permesso di salvare persone che diciamo, alternativamente avrebbero avuto una, la sentenza di morte, perché senza insulina bisogna sapere che non è possibile la vita, quindi quando. E il nostro organismo non produce più insulina, l'organismo non può sopravvivere. Per quale motivo? Perché l'insulina è un ormone che è alla base del metabolismo degli zuccheri e non solo, anche dei grassi e delle proteine. Quindi tutto quello che concerne eh, il metabolismo del, dei nutrienti o comunque di tutte quelle sostanze che portano energia. Che è la benzina dell'organismo, sì. devono passare attraverso l'azione dell'insulina. Quindi è anche abbastanza intuitivo pensare come una carenza di questo ormone inevitabilmente porta delle conseguenze molto gravi. Assolutamente. Parliamo dottoressa, ora dei sintomi, dei segnali. Come riconoscere questa patologia? Allora, spesso, diciamo, nella maggior parte dei casi, e in questo senso parliamo di casi di diabete di tipo 2, che come dicevo prima sono oltre il 90% dei casi di diabete per molto tempo può decorrere asintomatico, quindi la persona sta bene fondamentalmente e si scopre eh, la diagnosi di diabete per caso, perché magari la persona eh, esegue degli esami del sangue mm -hmm. per altri motivi e eh, si scopre che anche la glicemia è alterata. E in altre situazioni dove però il diabete è già scompensato, quindi siamo già in una fase di scompenso grave, i sintomi più comuni sono la sete, il bisogno di andare spesso in bagno a urinare, la disidratazione, a volte anche, per esempio, alcune infezioni: infezioni della pelle, infezioni della cavorale genitali, che possono portare la persona a fare. Ulteriori accertamenti e scoprire quindi di essere affetta da diabete. E negli ultimi vent'anni, dottoressa, mi corregga se sbaglio, sono aumentate le persone con diabete in Italia, passando dal 3,8% della popolazione al 5,8%, ovviamente su scala nazionale. Quali i motivi che spiegano questo incremento? Innanzitutto, eh, diciamo, l'aumento dell'aspettanza di vita, quindi il fatto di avere l'accesso eh, più facilmente a delle cure, a delle cure di qualità, questo permette eh, alle persone di sopravvivere di più e l'aumento dell'aspettanza di vita aumenta anche l'insorgenza di casi di diabete. E poi, e questo purtroppo è un dato negativo, è eh, legato eh, spesso e volentieri all'acquisizione di uno stile di vita sbagliato. La frenesia diciamo, del, dei nostri tempi, quindi lo stress, i tempi di lavoro, comunque delle, diciamo, delle, delle nostre giornate, portano a far sì eh, che spesso mh, ci sottoponiamo a un'alimentazione sbagliata, sì. eh, quindi senza l'accorgimento di poter assumere dei nutrienti che siano o comunque eh, corretti per, per la nostra salute e anche a una vita sedentaria. E questo, la combinazione di questi due fattori purtroppo è un presupposto estremamente importante e fondamentale per l'insorgenza di diabete. La quattordicesima edizione del report sul diabete italiano ha evidenziato la crescente tendenza del tasso di mortalità passando dalle aree settentrionali a quelle meridionali del nostro paese. Perché succede questo? Sì, eh, diciamo che questa mh, rilevazione... Che oggi devo dire è possibile grazie a una raccolta dati molto precisa del Ministero della Salute attraverso diversi organismi che permettono di fotografare lo stato di salute della popolazione italiana. E diciamo che è un dato che mh, è legato purtroppo anche alla dif a differenze geografiche, sia eh, dello stile di vita sia anche purtroppo a situazioni di reddito e sono mh, molti fattori che concorrono a determinare una situazione in cui eh, la diagnosi di diabete è più facile perché l'incidenza in queste popolazioni, soprattutto con dei disagi sociali o anche mh, diciamo, a basso reddito, oltre che a basso grado di istruzione, a stili di vita non corretti, porta purtroppo a un aumento dell'incidenza di diabete. E c'è disparità nell'accesso di cure e trattamenti tra le varie regioni del nostro paese? Sì, ahimè, sì. Non è in realtà solo un problema dell'Italia, è un problema che è comune a tutta sì. l'Europa. E questo lo vediamo proprio, dicevo, grazie, grazie a questi organismi di, di rilevazione, di studio della popolazione. Perché ehm, nonostante ci, noi abbiamo... Bisogna sottolinearlo, un servizio sanitario nazionale che tutto il mondo ci invidia mm. per l'organizzazione, per la qualità dei professionisti, per, anche per i servizi che è in grado di dare. Purtroppo questo tipo di servizi non è omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche perché eh, le varie strutture... Eh, e parlando anche di strutture territoriali, strutture ospedaliere, a volte non sono così facilmente in collegamento tra loro mm -hmm. tramite le reti, tramite comunque questi canali di scambio di informazioni sì. e di conseguenza mh, parte della popolazione, soprattutto magari chi vive in zone, mi fa pensare a chi vive in zone impervie o a zone certo. anche rurali o comunque, ripeto, con un basso grado di istruzione e quindi difficilmente approcciabili. Questo purtroppo eh, genera in automatico un differente utilizzo dei servizi, quindi di accesso alle cure. Quindi non per una cattiva volontà, ma proprio questa difficoltà di raggiungere la capillarità eh, dell'assistenza dell alla popolazione. E l'aumento della popolazione con diabete negli ultimi anni ha comportato ovviamente anche un incremento della spesa del sistema eh, sanitario. Quanto invece al costo medio pro capite? Allora, sì, come diceva giustamente lei, l'aumento di incidenza di casi. Pensiamo che ci sono 4 milioni di diabetici noti nel nostro paese, un altro milione e mezzo non, ha, non sa di esserlo. Quindi, e, diciamo che questo comporta un aumento generale della spesa per il diabete, però, per quanto riguarda l'aumento di spesa pro capite. In realtà si è visto che negli ultimi dieci anni non c'è stata una grossa differenza e questo è un dato positivo perché, perché a fronte di un modesto aumento della spesa legata all'utilizzo dei farmaci, legata alle, alle visite di specialistica ambulatoriale e c'è un modesto incremento diciamo, di questo tipo di, ehm, di spese ma a fronte di una importante riduzione dei costi dell'ospedalizzazione. E questo è importante perché significa che comunque incentivare le cure ambulatoriali, quindi il seguire le la popolazione diabetica sul territorio, porta sicuramente a una prevenzione delle situazioni più gravi che portano al ricovero, quindi alle complicanze o agli, allo scompenso acuto del diabete. E dottoressa, dall'analisi effettuata dall'Istat e dall'Istituto Superiore della Sanità, eh, nella prima fase della pandemia Covid-19, cosa è emerso? È emerso che il 16% dei casi di decessi di persone risultate positive riguardava proprio persone con diabete. Certo, questo a sottolineare quanto eh, le persone affette da diabete sono persone fragili. Non a caso, eh, quando si è trattato di partire con la campagna vaccinazioni, la diagnosi di diabete è comparsa nell'elenco di... Eh, diagnosi sì. che definiscono la, diciamo, la persona fragile e quindi con la priorità all'accesso alla vaccinazione, proprio perché soprattutto questo si è visto eh, nella prima ondata, il 16% eh, diciamo del, dei decessi era, comunque aveva come concausa la presenza di diabete. E, e prima della diffusione del virus SARS-CoV-2 il diabete aveva un'associazione con malattie infettive, pa parassitarie? La risposta è sì, perché è una condizione che predispone purtroppo all'aggressione da parte di altre patologie. Infatti, già prima dell'era Covid si vedeva che nelle persone affette da malattie infettive o parassitarie, purtroppo c'era un'incidenza di decessi del 10% superiore a chi non aveva il diabete. Quindi. E questo purtroppo è un dato importante perché il, il diabete è, ehm, non è solo glicemia alta ma comporta tutta una serie di problematiche che vanno seguite nel tempo e quindi anche la cura della persona col diabete è una cura complessa e che deve essere estremamente attenta. Assolutamente sì, e nonostante i progressi terapeutici, ancora più di 20.000 persone muoiono ogni anno a causa del diabete. Eh, allora parliamo di prevenzione, dottoressa? Assolutamente, questo sarebbe eh, il punto chiave, quindi la, la chiave di volta per poter trattare questa patologia in maniera adeguata. Purtroppo eh, quando facciamo diagnosi di diabete, una buona parte del danno è già stato fatto perché in quella situazione l'organismo è già non più in grado di produrre una quantità adeguata di insulina, o comunque non è eh, un'insulina che sia eh, diciamo efficace. E quindi se, e, e si vede che comunque per raggiungere questo tipo di eh, situazione occorre tempo. Per cui, se noi riusciamo ad intervenire nella cura delle persone, o comunque nella eh, educazione delle persone ad uno stile di vita sano che è la parte fondamentale, più semplice se vogliamo e più banale, ma è il presupposto fondamentale per poter fare una corretta prevenzione del diabete. Ci sono studi che sono stati fatti oltre vent'anni fa e che hanno dimostrato che un corretto stile di vita è in grado di prevenire o quantomeno di ritardare moltissimo l'insorgenza di diabete in persone predisposte. Ed il modello di cura italiano, il modello di cura nei confronti ovviamente del diabete è tra i più efficienti e grandi progressi sono stati fatti negli ultimi anni. Assolutamente, sì. Come accennavo all'inizio, noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che è un fiore all'occhiello, che, che se ne dica e che comunque ci ha invidiato da part molte parti del mondo, sì. anche solo a confronto con i sistemi sanitari in Europa, il nostro è un sistema sanitario nazionale dove il costo legato diciamo, all'assistenza del paziente è il costo più basso. E, ehm, diciamo che eh, questo, il poter incentivare o comunque potenziare delle armi che abbiamo già, quindi un buon utilizzo delle risorse sanitarie, una buona educazione su larga scala della popolazione ad avere uno stile di vita sano, a fare movimento, quindi a fare attività fisica, sicuramente ci permetterebbe negli anni futuri di avere dei numeri legati al diabete, diciamo al quantomeno più contenuti. Ecco, parliamo di stili di vita. Quali stili di vita consigliati? Allora, mh, si parla di un'alimentazione corretta. Mm -hmm. Cosa vuol dire? Molta verdura, quindi molte fibre un adeguato apporto di carboidrati, i carboidrati nell'alimentazione del diabetico e non solo. Deve essere almeno diciamo, il 50% del contenuto calorico dell della... Diciamo, non giornata devono essere alimentare. eliminati i carboidrati? Assolutamente no, perché il carboidrato poi dobbiamo pensare che è la benzina del nostro organismo, quindi quello che ci permette di svolgere tutte le funzioni, quindi è assolutamente fondamentale. Non dobbiamo esagerare, dobbiamo prediligere i carboidrati complessi, quindi quelli della pasta, del pane, preferibilmente integrali perché contengono fibre e magari limitare gli zuccheri semplici che sono quelli dei dolci o comunque anche della frutta che comunque è indicata perché la frutta non ha solo zuccheri ma anche vitamine, sali minerali e la si eh, consiglia nella, porzio, nella quantità di due massimo tre porzioni al giorno quindi aumentare il consumo di verdura e mh, oltre a tutto questo eh, accompagnare una sana alimentazione con il movimento, con l'attività fisica, che non deve essere necessariamente attività agonistica, perché ovviamente non tutti sono portati a farlo, però una camminata o un giro in bicicletta di 30-40 certo. minuti al giorno, oltre che a rilassare la mente, quindi a darci un pochino di spensieratezza, sicuramente fa bene alla nostra salute. E da Romagnola sono orgogliosa di parlare insieme a lei, dottoressa Chierici, di un importante progetto di cui si occupa insieme all'Associazione Diabete Romagna Onlus. Portiamo il sorriso in casa, un progetto pecuriale del territorio Romagnolo. Di cosa si tratta? Sì, mi dà l'opportunità di parlare di un progetto che, al quale tengo moltissimo, così come l'Associazione Diabete Romagna Onlus, con la quale collaboro già da... 5 eh, anni. Insieme abbiamo messo in piedi questo progetto che riguarda l'assistenza specialistica diabetologica alle persone con diabete non autosufficienti, cioè persone che per tanti motivi, vuoi per l'età, vuoi per le patologie che con gli anni aumentano, vuoi anche per le complicanze legate al diabete stesse, a stesso non possono più muoversi da casa e di conseguenza non possono più recarsi al servizio di diabetologia per fare la, la consueta, il consueto controllo diabetologico. Insieme a Diabete Romagna abbiamo pensato di dare l'opportunità a queste persone di mantenere un'adeguata assistenza eh, pur nell'impossibilità di muoversi. Devo dire di questo andiamo molto fieri perché in cinque anni il progetto ha preso piede piano piano grazie alla collaborazione dei servizi di diabetologia del nostro territorio, dei medici di famiglia che si sono sensibilizzati. E attualmente abbiamo, siamo riusciti a raggiungere quasi 600 persone sul territorio. E, quindi, diciamo, ecco, come sapete poi l'Associazione Diabete Romagna è un'associazione che mh, vive di donazioni, perché è in grado di dare questi servizi grazie alle donazioni, per cui approfitto dell'occasione, perché visto che siamo anche in, eh, temi, in tempi di dichiarazione dei redditi, se avete un 5 per 1000 che non sapete o comunque siete indecisi, eh, dove devolvere e eh, questo potrebbe essere una buona causa che ci permette di dare assistenza alle persone che diversamente sarebbero in difficoltà. E a nome del territorio vi, vi ringrazio, ne siamo fieri per questo progetto, dottoressa Chierici. Eh, vorrei chiederle eh, una domanda che ho posto ai professionisti ospiti, cosa l'ha insegnato come professionista, come donna, eh, l'emergenza pandemica vissuta? Questa è una domanda è molto complessa a cui direi, darei una, una risposta molto semplice. Um, ha insegnato a, comunque a, ad avere delle priorità. E dobbiamo, credo che in un tempo in cui eh, siamo sempre di corsa, ci sono sempre cose da rincorrere, cose da fare e togliamo tempo a noi stessi, togliamo tempo alla famiglia, togliamo tempo ai nostri cari, forse questa pandemia ci ha insegnato che esistono delle cose più grandi di noi e quindi dare... Eh, privilegiare gli affetti, privilegiare il contatto con le persone, visto che oltretutto i contatti eh, paradossalmente in questo anno e mezzo abbiamo dovuto lasciarli da parte, abbiamo dovuto rinunciarci Limitarli. e credo che ci siamo anche resi conto di cosa vuol dire non averlo. Quindi valorizziamo chi ci sta vicino, valorizziamo gli affetti, valorizziamo le persone care. Grazie per queste parole, prima però di salutarla le vorrei chiedere un messaggio, un appello da rivolgere ai telespettatori e ovviamente in particolare alle persone con diabete. Direi um, l'invito è quello appunto di condurre uno stile di vita sano. E questo oltre, oltretutto dopo la pandemia, dove un po' tutto quello che è successo ci ha ridimensionato, cerchiamo di valorizzare le cose semplici, quindi mangiare sano, fare movimento e una volta l'anno, con il consiglio anche del nostro medico curante. Facciamo anche gli esami più semplici, un piccolo controllo che ci permette di fare un grandissimo investimento in termini di salute perché possiamo prevenire uno dei più grandi problemi che attualmente affligge la società. Grazie dottoressa per essere intervenuta, grazie, grazie alla dottoressa Giuseppina Chierici, specialista in endocrinologia, diabetologia e malattie del ricambio. Buon lavoro e al prossimo appuntamento sicuramente la ritroveremo in studio insieme a noi. Grazie a tutti voi per l'attenzione, alla prossima puntata con Tutto Bene TV. Grazie, arrivederci.